Bene, questa conferenza stampa di buongiorno a tutti, intanto grazie. Questa conferenza stampa è per informare nella maniera più opportuna, quindi attraverso gli organi di stampa e televisivi, i cittadini di un determinato territorio, adesso saremo più precisi, di una simulazione, di un'allerta che verrà emanata dalla Protezione Civile Nazionale mercoledì 31 gennaio alle ore 12 nei comuni di Campofilone e Massignano, tra Fermo e Ascoli Piceno, ma è probabile che anche nei comuni limitrofi ai due direttamente interessati questo segnale potrebbe arrivare, come potrebbe arrivare, anzi arriverà, a chiunque si trovi di passaggio in quei territori, pur non vivendo in quei territori. Quindi anche chi è semplicemente di passaggio, non si trova in quel territorio, gli arriverà questo messaggio. Quindi proprio per evitare allarmismi o per chiarire meglio cosa stia succedendo, ecco questa conferenza stampa per portare a conoscenza nel miglior modo possibile. IT-Alert è un'allerta che è a livello sperimentale della Protezione Civile Nazionale, è già avvenuta una simulazione alcuni mesi fa su tutto il territorio regionale dove arrivò all'epoca un messaggio a tutti i telefoni di tutta la Regione Marche proprio per capire il funzionamento di questa attività. In questo caso viene basata su un territorio specifico. Perché? Perché IT-Alert non è un semplice allerta, diciamo così, per qualsiasi evento che possa, diciamo così, manifestarsi, ma è un'allerta che si sta sperimentando a livello nazionale per predisporci a situazioni di particolare gravità, potenziali maremoti, potenziali crolli di dighe o fughe radioattive o di materiali tossici da fabbriche, imprese, attività che magari potessero aver avuto un incidente. Conseguentemente, in questo caso, mentre l'altra volta è stata un'allerta che ha interessato, come dicevo, tutta la Regione Marche, in questo caso interesserà miratamente un territorio dove esiste una diga effettivamente abbastanza grande, che è la diga del Rio Canale, a cavallo tra i comuni di Massignano appunto e Campofilone. In questo caso, in questo territorio, arriverà un'allerta proprio mirata al fatto del collasso di questa diga. Il cittadino potrà interagire, potrà anche rispondere a questo messaggio. Ed questo ovviamente servirà per testare l'efficacia e per mettere in campo poi nel miglior modo possibile, qualora ce ne sia effettivamente la necessità futura, diciamo così, una iniziativa di questo genere. Quindi è una sperimentazione, è ovviamente una simulazione, quindi vogliamo anche rassicurare che quando arriverà questo messaggio non sarà in atto effettivamente un problema di quel genere. Però è bene che i cittadini non solo siano informati, ma possono anche interagire. Anzi, adesso meglio di me e anche i sindaci dei due comuni e anche il dirigente della Protezione Civile Stefoni spiegherà meglio come effettivamente interagire, perché è molto importante anche questo, perché un conto è dire è arrivato il messaggio, sì, ok, è arrivato, un conto è vedere come magari viene recepito dai cittadini e come anche i cittadini interagiscono. Oppure possono portare anche a conoscenza di disfunzioni, chi non lo ha avuto, chi lo ha avuto in ritardo. L'altra occasione era successo qualcosa di questo genere e credo che sia stato utile poi ricondurlo tutto alla Protezione Civile Nazionale. Io mi fermo, so che c'è anche il presidente della provincia di Fermo, credo, vero Ortensi, se non sbaglio collegato, che lo saluto ovviamente, come saluto tutta la stampa e i giornalisti. Qui con noi invece abbiamo i due sindaci di Campofilone e Massignano e di fianco a me il dirigente della Protezione Civile. Come vogliamo procedere? Direttamente tecnicamente, Stefoni, continuiamo tecnicamente proprio a spiegare come avviene questa cosa e come occorrerebbe interagire a questa iniziativa, che ripeto, si svolgerà mercoledì 31 gennaio alle ore 12. Nei comuni di Campofilone, nei comuni di Massignano e territori limitrofi. Prego, Stefano. Sì, buongiorno a tutti. In realtà l'evento di mezzogiorno è l'evento proprio di T-Alert. Noi abbiamo inteso come Regione Marche estendere un po' l'esercitazione per le cose nostre. Partiremo un'ora prima, quando la diga simulerà una fase di pericolo, cioè come se ci fossero delle perdite leggere d'acqua, che non interesserà la popolazione, questo interesserà solo gli enti che fanno parte del sistema di protezione civile. Quindi le province dovranno fare alcune telefonate, la sala operativa regionale dovrà fare altre comunicazioni,
Dopodiché, dopo un'oretta, ci sarà una seconda comunicazione da parte della diga di Rio Canale, quindi la, diciamo, la regia parte tutta da quella, dal gestore della diga, e nel quale invece verrà comunicato alla sala operativa, alle prefetture, ma anche a Sala Italia, cioè a Roma, il fatto che invece la diga è crollata praticamente. Entro 5 minuti, questo ci hanno detto, arriverà questo messaggio di T-Alert a tutta la popolazione che è in quei territori. Rispetto all'esercitazione che abbiamo fatto a settembre, questa volta abbiamo deciso di ridurre molto il campo d'azione, perché una delle cose da testare è se le informazioni arrivano effettivamente solo dove c'è stata l'emergenza e non in maniera troppo estesa, troppo diffusa, per evitare che arrivino a soggetti che non sono interessati all'evento. E proprio per questo abbiamo messo, oltre i cittadini che riceveranno il messaggio e che verranno invitati a compilare un questionario in internet, abbiamo messo circa 200 persone sparse per il territorio che abbiamo chiamato sentinelle. Una cinquantina sono organizzate dai comuni, le altre con i volontari di protezione civile, che metteremo sia nei due comuni interessati ma anche nei comuni limitrofi, sparse sul territorio. E quando arriverà il messaggio, se qualcuna di queste sarà raggiunta dal messaggio, avrà il telefono georeferenziato, quindi da Roma sanno dove sono posizionati, e poi compilerà un altro form che non è quello che arriva tutta alla cittadinanza, ma è specifico per queste sentinelle. Questo perché dobbiamo capire se il messaggio arriva veramente dove deve arrivare, oppure non arriva a macchia d'olio o di leopardo o sparso per il territorio in maniera incontrollata. Mentre invece i cittadini che risponderanno al test daranno la possibilità di verificare se il gestore funziona, se il tipo di telefono Android piuttosto che iPhone ha delle criticità, eccetera. Quindi sono due sistemi di controllo che facciamo in maniera diversa. Un messaggio importante che deve passare è un invito a chi riceverà questo messaggio di collaborare e andare sul sito internet che è indicato nel messaggio e compilare quel form che c'è, che sono 4-5 domande molto molto semplici. E naturalmente in tutti i messaggi che arriveranno ci sarà scritto test, 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 oppure emergenza, 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 perché altrimenti potremmo creare il caos. Altre informazioni sull'esercitazione non ci sono, il messaggio rimarrà nell'aria, quello che viene da Roma, dalle 12 alle 13, più o meno un'oretta, quindi è probabile che qualcuno non lo riceva subito, perché magari sta in una zona che non è coperta da segnale, e magari lo riceve dopo un quarto d'ora, 20 minuti. Anche questo poi, se rispondono al test che è allegato al messaggio, avranno la possibilità di dirlo che ora l'hanno ricevuto, eccetera. Noi questo fa tutto comodo per fare una statistica, per capire se è possibile migliorare il sistema o se funziona correttamente. Naturalmente è stato già detto, questo sistema di allertamento della popolazione non sostituisce ma integra tutti gli altri sistemi che le varie regioni hanno messo in campo, ciascuna con le proprie organizzazioni, e serve solo per alcuni particolari tipi di emergenze. Dal 13 di febbraio sembra che diventi operativo per un paio di rischi, che dovrebbe essere il rischio vulcanico e maremoto, non per tutte le attività che è previsto, mentre invece per altre tipologie sarà attivato prossimamente, ma entro l'anno sarà attivato per tutti gli altri rischi che prevede. Ovviamente T-Alert è un sistema che segue un orientamento che è europeo, quindi stiamo solo facendo qualcosa che altre nazioni stanno facendo parallelamente a noi. Quindi invitiamo tutti a partecipare in modo tale che possiamo veramente avere un feedback di come ha funzionato il sistema. È un'esercitazione che si chiama per posti di comando, il che significa che nessuno si muoverà da dove sta, non è che partiranno mezzi di protezione civile o dei carabinieri, ma si tratta solo di far partire le comunicazioni che ciascuno di noi deve fare ai soggetti interessati, che a loro volta dovranno far partire delle azioni, ma è solo per telefonate, mail, non ci sarà nessun movimento di mezzi e personale in giro per il territorio. Vediamo i sindaci. La posso partire? Allora, sono Massimo Romani, sindaco del comune Massignano, e volevo aggiungere, la prima cosa che ho pensato quando ho visto l'IT Alert è che dovessi installare una qualche applicazione. Non si deve installare nessuna applicazione, perché è un messaggio che arriva all'infuori, quindi svincolato da qualsiasi app sul cellulare. E noi abbiamo già individuato una decina di sentinelle uniformemente distribuite su tutto il territorio massignano.
voglio rassicurare e informare i miei concittadini che quando arriverà il messaggio non si dovranno preoccupare di niente, ma ritengo che sia una cosa utilissima qualora possa, e speriamo, ci auguriamo di no, possa succedere un evento, tra virgolette, catastrofico, come quelli previsti da questo tipo di messaggistica. Per il resto mi sembra che l'assessore, abbiamo detto, c'è tutto. Ecco, l'unica cosa, ecco, chiedo anche una grossa collaborazione da parte dei concittadini, tanto per avere un feedback di tutta quanta questa grossa operazione che la Regione, in concerto con i comuni, sta mettendo in piedi già da diverso tempo. Grazie. Abbiamo anche il sindaco di Campofilone. Buongiorno, sono Gabriele Cannella, il sindaco di Campofilone. E secondo me questa è una esercitazione importante. Primo perché la diga di Rio Canale si trova a pochi chilometri dal mare e quindi il flusso di aiuto alla protezione civile dovrebbe arrivare al mare nel giro di un'ora, tre quarti d'ora. E quindi avere un'allerta veloce è importante, capire se funziona tutto, perché arrivando sulla spiaggia, adesso no, ma d'estate potrebbero esserci dei grossi problemi. Quindi testare questa situazione è importantissimo. Faccio lo stesso appello ai miei concittadini, noi abbiamo già iniziato sui nostri social ad avvisare di questa allerta, che è un'allerta, che è una prova e che quindi nessuno si deve sicuramente allarmare, ma deve partecipare proprio perché questo è un test e il test dobbiamo capire se tutti rispondono bene in modo che non succederà mai, ma quando dovesse succedere siamo già pronti. Mi fa piacere che venga fatta nel comune di Campofilone e Massignano proprio perché abbiamo da poco rifatto il nostro piano di protezione civile e quindi questo già è un primo test per vedere se le cose vanno bene. Grazie. Se c'è qualche domanda o qualche chiarimento da dover approfondire, siamo a disposizione. Siamo stati talmente chiari ed esaustivi che abbiamo lasciato senza parole. Comunque, se non, a parte le battute, se non servono ulteriori approfondimenti, io ringrazio tutti quanti, coloro collegati come coloro qui stamattina in presenza, e a vedere insomma i prossimi giorni dopo che questo evento sarà portato avanti, sperando che tutto possa funzionare nel miglior modo possibile, che possa essere poi testato successivamente solo, sempre e comunque per simulazioni, speriamo.